Allora, grazie. Allora, per quanto riguarda il numero 4, chiediamo di istituire nuovi stazionamenti taxi non soltanto nella zona del centro storico, ma anche nelle zone periferiche, dove ad oggi comunque risultano carenti. Se non altro, comunque gli stalli riservati allo stazionamento delle vetture taxi sono comunque un numero sottodimensionato rispetto al numero totale delle vetture in circolazione. E quindi non solo nel centro storico, ma soprattutto nelle zone periferiche e soprattutto anche in corrispondenza di ospedali e siti di attrazione turistica, sportiva e culturali. Più E mi sente? Mi sente, sì, Presidente? ora sì. Ok. Allora, dicevo, con l'ordine del giorno numero 5 invece chiediamo di in maniera prioritaria riorganizzare e incrementare le risorse umane destinate alla UO Gruppo Pronto Intervento Traffico, che appunto è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità a danno degli operatori del trasporto pubblico non di linea e quindi a garantire più in generale la sicurezza della città, perché comunque ci risulta che ad oggi l'organico è abbastanza insufficiente a coprire l'intera città. E ultimo ordine del giorno invece riguarda una tematica che sicuramente è molto sentita, non che le altre non lo fossero assolutamente, anzi, però abbiamo dedicato anche una commissione mobilità a riguardo e riguarda appunto la questione dei bagni pubblici. Ora, ribadisco, questi ordini del giorno sono stati depositati tempo fa, però comunque rimangono delle tematiche attuali, perché come ben sappiamo, comunque la categoria svolge servizio, presta servizio, abbiamo dei DPCM che danno delle limitazioni anche appunto di circolazione proprio per evitare la propagazione del virus. E quindi con questo ordine del giorno chiediamo non solo di prevedere una maggiore installazione dei bagni chimici in prossimità degli stalli riservati alle vetture taxi, quindi implementarli, certamente anche monitorarli e quindi garantire una regolare pulizia degli stessi e prevedere, sebbene comunque, come all'inizio c'è stata una commissione mobilità che ha affrontato questa tematica e che comunque ha prodotto alcuni esiti. Sicuramente il primo è quello dell'implementazione dei bagni chimici, ovviamente ne chiediamo di più, ma lì è stata anche affrontata, anche su richiesta di alcune organizzazioni sindacali, anche la possibilità di prevedere un accordo, comunque una convenzione integrativa o altre iniziative idonee, comunque vedrà la Giunta, per garantire alla categoria l'utilizzo di trasporti, scusi, l'utilizzo di servizi igienici, ad esempio all'interno dei famosi pit stop, che sono appunto i punti turistici informativi che vediamo un po' sparsi in città, le cosiddette teche di vetro per intenderci. Sappiamo per quanto riguarda la loro situazione, o almeno fino a qualche tempo fa, che molti di questi proprio a causa della pandemia hanno dovuto chiudere, e quelli che sono rimasti aperti ad oggi, se non do un'informazione sbagliata, dovrebbe esserne aperto soltanto uno e comunque fare ridotto, e quella riduzione oraria non è coerente con appunto il servizio, con gli orari, diciamo, in notturna del servizio taxi. E quindi comunque chiediamo anche di risolvere questo problema non solo con l'implementazione di bagni chimici, ma anche, qualora fosse possibile, di stipulare delle convenzioni o degli accordi appunto per agevolare anche la categoria nel loro servizio, anche perché poi comunque le attività diciamo commerciali, bar sono chiusi e quindi c'è un'esigenza da risolvere. Grazie.